Per voi, vostra altezza. È l'indiano a cui avete sparato al villaggio, sire. È ancora vivo. Notevole. Ganendogo, sei vivo? Oh, amico mio, non credo ai miei occhi. Dicevano che eri morto, insieme a tua madre. La grande madre mi ha salvato la vita. Non ho saputo proteggere mia madre, né salvare il villaggio. Ecco perché ti muovi così. Ogni viaggio ti dà la possibilità di incontrare uno spirito guida. Ogni viaggio comporta anche il rischio di impazzire. Conosco il pericolo. Farò io il viaggio. Forse non devo liberare Franklin da una prigione. Devo liberarlo dal giogo di Washington. Ecco un alleato, Radon Akedo. Samuel Adams. Tu sei l'uomo col cappello di lupo. State fermo. Mio Dio, che cosa ho fatto? Putnam è via. E il capitano al Boston Neck parteggia per noi in segreto. Ho ideato io il sistema per proteggere il palazzo di Washington. Un attacco all'edificio li coglierebbe impreparati. Dimmi come posso introdurmi nel palazzo. È una follia, ma spero di vederti a New York. Ma cos'è accaduto? Al Boston Neck li aspettava Putnam. E Adams? E Ganendogo? Sono stati uccisi. Mi hai rubato la nave, bastardo! Calma, signor Faulkner. Il signor Franklin sta con noi ribelli ora. Tu devi aiutarci. Tanto per cominciare, dovrai levare l'ancora. Io penserò a mettere insieme una ciurma. Poi sistemeremo le guardie e salperemo. Nuotate! Io penso a loro finché non sarete ai posti! Selvaggio! Guarda qui! Richiama gli uomini e arrenditi subito! Sapevo che potevi fuggire soltanto dal volo. Lui girava quella ruota. Ganendogo, non importa. Terra! Guardala. Quale uomo costruisce una cosa simile? Navi di prua a babordo! Non battiamo bandiera del re. Ci spareranno contro. Thank you.
Prendiamo le loro bandiere. Serviranno a camuffare la nave. Avete sentito, gente? Prendiamo le bandiere e issiamole! Signor sì, signor Faulkner! Non ricordavo più quanto fa battere il cuore una battaglia. Veleggiare mentre il nemico attacca, questa è vita. Conosco quel brivido. Scorre anche nelle mie vene. Era un lupo di mare tuo padre? Mio nonno, Edward. Aveva una ciurma turbolenta. O così dicono. Ne ha le ore? Direi di no. Ma è una storia lunga e non c'è tempo, signor Faulkner. Rallenta ora. Sono delle mine. Non sparare alle mine. Vuoi farci scoprire, forse? È servita ad ingannarli. Ammainare! Ammainare! Ci sono addosso! Prendiamoli con i calzoni calati! Spariamo per primi! Pure spara alle mine, amico! Spedisci quelle navi dritte al creatore! Thank you.
Fermate tutto! I cannoni sono fuori uso! Non possiamo sparare, non resta che speronarle! Speronarle? Ve le spiegate, signor Faulkner, poi lasciamo la nave. Anche tu, Ganondogo, ci rivedremo sulla riva. Ve le spiegate, gente! I miei occhiali, grazie a Dio. Che spettacolo, vero? State lontano da me! Non cadrò di nuovo in vostro potere! No, non succederà. Levatemelo di dosso! Sì, Vostra Altezza, sì. Non dovete toccarlo! Ce n'era un altro! Dividetevi e trovatelo! Sì, Altezza.